Pensi che Dio stia ancora risparmiando vite oggi? Eric, durante l'estate, lavorava come lavavetri in quota a delle grandi finestre di un edificio di 3 piani. Per pulire dall'esterno il vetro del pannello fisso centrale, si doveva aggrappare all'infisso della finestra aperta con una mano, mentre lavorava con l'altra, poggiando i piedi su una sporgenza di appena 12 cm all'esterno della finestra. Non era dotato di alcun equipaggiamento di sicurezza. Agghiacciante, vero? Un giorno, mentre stava lavorando all'esterno di una stanza, al terzo piano del palazzo, un violento colpo di vento chiuse la finestra, schiacciandogli la mano sull'infisso dove si era aggrappato. D'istinto rilasciò la presa e per alcuni secondi rimase sospeso sul cornicione, le mani libere, a 20 metri dal piano stradale. Senza alcun dispositivo di sicurezza, miracolosamente, Eric riuscì ad afferrare con la mano ferita l'infisso di fronte a lui e a evitare di volare nel vuoto. Si rese subito conto di non essersi salvato da solo. Dio aveva preservato la sua vita. Fu così che Eric scelse di dedicarsi completamente al servizio del suo protettore e diventò pastore della Chiesa Avventista del Settimo Giorno. Dopo aver vissuto una pandemia che ha ucciso milioni di persone, come sopravvissuti abbiamo molte ragioni per essere grati. Hai mai pensato a quante volte la tua vita è stata preservata da Dio? Mentre adoriamo Dio con la decima e le nostre offerte regolari e sistematiche, oggetto della nostra promessa, ringraziamolo per l'amore che ha nei nostri confronti e perché ha preservato la nostra vita fino ad oggi. Che Dio ci aiuti a metterlo sempre al primo posto.